Siamo live, ragazzi. C'è Dario che sta sistemando la Eccomi! rischia di Ecco. morire saltando sulle sedie. Sì, volevo far entrare a... Buongiorno. 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 Abbiamo Che Mauro Zingari bello. ben svegliato. No, Come che ben stai? svegliato. Io ho già fatto gambe oggi, ma che vuoi? Ammazza. Gambe o palle oggi? Guarda che bicipite, oh. Esatto, cioè lui fa gambe, ma gli si ingrossano i bicipiti. Sta enorme. Pensato, è Gigante, ma è gigantesco la Mauro maglietta, mi Zingari. avete fatto cambiare la maglietta subito prima della live. È perché ti ho detto non E vestire quindi... di blu, ti vestire di Ma io non sono nero. vestito di blu, è la mia Blu, color, tendente. è la mia color, è tutto grigio in realtà quello che ho. Tutto Allora, questo, posso io dire una sono un uomo di cosa però bianco che io nero. c'ero come terzo esterno. Ragazzi, si era messo totalmente la tutina blu, quella che ti copre anche la faccia. Cioè, Quella non... Con proprio che mettono nei set per i buchi questo. nel naso, esatto. Esatto. Tu mandi la gente in galera così, Dario, credo. Questo è... Ragazzi, questo è come live hanno fatto. Abbiamo come ospite il buon Moon, che è qui per fare tutte le domande che vuole, per farci fare insieme a noi delle chiacchiere su film, serie TV, scoprire incredibili aneddoti che Mauro Zingarelli può tirarci fuori. Tipo, Moon, non so se tu hai seguito l'episodio che abbiamo fatto di Fast and Furious, che con il buon Giorgio Power. Abbiamo Io ho visto scoperto. un pezzetto, però poi dopo mi è venuta voglia di andare in macchina, quindi sono uscito. Hai fatto bene. Cioè, abbiamo Sei uscito dalla scoperto, non so finestra con se la ti macchina. ricordi il Fast and Furious, quello con la cassaforte, a un Ok, certo punto. sì, Abbiamo scoperto che si che, muove tipo col camion che la devono rubare. esatto, quella cassaforte in realtà era una macchina cassaforte guidata da un tizio che era dentro questa specie di cubicolo, che però qual era il punto? Siccome non, cioè, già non vedeva. Perché ovviamente era una cassaforte, quindi non vedi. Poi faceva caldissimo perché stavano in un posto e faceva caldo e quello era metallo. E quindi per raffreddare il tizio gli hanno messo il ghiaccio secco, che ovviamente faceva fumo e toglieva l'ossigeno. Quindi gli hanno messo una specie di bombola per respirare verso fuori. Ma poi il problema è che non poteva uscire per pisciare, quindi hanno messo un bagno chimico dentro. Questo è quello che vivo io ogni giorno con Mauro Tutto, è Zingarelli. tutto giusto, no? Ma scusa, non gli conveniva mettere tipo, cioè fallo finto? Ah, bravo. Questo è quello Vabbè, che dico scusami, sempre ma io e poi... vengo insultato Ma perché costantemente. poi vi sarebbe... non vi sarebbe piaciuto così tanto? Tra l'altro, scusatemi, io prima che andiamo avanti devo far capire a tutti quanti il mio livello. Io adesso devo fare i complimenti a Dario per la millesima win con lo Scudi. E io ho seguito, nel senso, la prestazione, è stata una Ero grande là. prestazione. Devi sapere che Mauro è molto in difficoltà perché vorrebbe urlare e fangirlare tantissimo. Lui vuole giocare con me, vuole tocca giocare, Esatto, capito? Dobbiamo, esattamente. giocheremo. È questa la verità. Così io posso essere una pippa totale e tu E io pure, puoi e io ridere di pure. Trascinare. Esatto. Allora Cioè... ti abbasso il matchmaking, dai, È così più almeno. diventa più facile, esatto, Esatto. diventa più facile. Così, cioè, è Comunque. assurdo, sono matti questi qua, ne fai film perché... cioè, allora, o lo fai CGI o lo fai finto. Non c'hanno... non sbagliano, non ci azzeccano mai. Sti Direi balordi. oggi ne parleremo anche di Jurassic Park, che alla fine no, è il film che ha tolto il lavoro a tutti quanti gli artisti che facevano la stop motion, quindi nel senso in Meno una maniera o male nell'altra. anche, La se devi dire. massacrate. Ma voi quindi, cioè, io qua, allora, sia Mauro e Marco, allora, voi siete dei due, diciamo, ideologie diverse, cioè chi preferisce quello delle cose tipo fatte in CGI e chi no? No, io Marco preferisco preferisce rompere il l'efficienza. cazzo, No, 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 esatto. l'efficienza, nel senso che se tu poi hai sul set una persona tipo sulla La Land, che c'era il consulente del caldo, a me mi fa Consulente caldo. incazzare, perché che Consulente caldo. significa consulente del caldo? Che è uno che Tra vede la l'altro... temperatura e fa, guarda, siamo a 40 gradi, Posso fa raccontare una caldo, ho cosa finito il suo relativamente a lavoro. questa cosa del consulente del caldo che ho vissuto in prima persona sul set dell'ultimo film di Vincenzo Alfieri? C'era un consulente del meteo che praticamente era quello che Che doveva metteva far la testa fuori e sapere, faceva sta per piovere, no, ragazzi. era Cioè, quello questo che lo doveva far pagavano. sapere se effettivamente il giorno dopo pioveva o meno per fare le scene esterne, solo che non ci azzeccava mai. E quindi c'erano tutti i macchinisti che lo piavano per il culo mentre facevano, ogni Giustamente. tanto si giravano e facevano: che dici, se puoi telefonare un attimo al consulente del meteorologico, se ci fai sapere se sta davvero piovendo o se E effettivamente siamo questo noi che non però è stiamo un capendo lavoro, un potrebbe essere un cazzo. lavoro anche rischioso. Cioè, tu pensa veramente a chi fa queste cose qua? Cioè, pensa a quello del caldo, quanto magari si vergogna di che fa caldo. Cioè, magari uno sta, allora, magari immagina la scena, sta uno tutto sudato, fa un botto, si gira e fa.
Credo che faccia caldo. Guarda, tutto sudato. Grazie al cazzo che fa caldo. E magari viene pagato pure un botto, capito? Perché poi a Hollywood, esatto, i soldi te li tirano in faccia. Sì, vabbè. Comunque, poi, però, intanto voi sognate con i film che... Vabbè, certo, che grazie fanno... al consulente del caldo, è quello che, esatto, mi fa sognare dei film, sicuramente. Ragazzi, ma... siamo quasi a 1700 euro raccolti per l'AISM. Vi ricordo che tutte le donazioni che riceviamo oggi vanno all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, quindi donate se potete. Ringrazio un po' di persone, ringrazio Antonella Nonnato che ha donato 20 euro, Virginia ha donato 10, Chassi Cammi 2, Giuseppe Clemente 20, Nir 5, Alessandro 5, Martina F 5, Anonimo 5, poi Matt col cappello e Naplord 95 hanno regalato rispettivamente 5 e 6 abbonamenti. Ragazzi, c'è il 20% di sconto su tutti gli abbonamenti, se volete abbonarvi fatelo. Partiamo, Mauro, io sono un ignorante di questo format, non so come funziona, come si parte, quindi oggi... Come live hanno fatto, devi stare zitto a come live hanno fatto. Ok, a posto, allora vai, partiamo. Noi, Dario, noi avevamo parlato e tu mi dicevi che è un film che ti affascina, è sicuramente Jurassic Park. Ora, noi l'abbiamo, sì, detto mille volte che Jurassic Park è un po' il momento in cui ci sono tutti quanti guardati intorno e si sono detti: ma quindi da adesso in poi facciamo tutto col computer? È quello così. E non si capiva bene, cioè in alcuni casi nemmeno ti capisci, cioè, quale è finto, quale no, quindi un attimo. Ma infatti il punto fu quello, però il problema iniziale del film è che doveva essere fatto con tutto in stop motion all'inizio. Nel senso, non doveva essere utilizzata la CGI. Io adesso racconterò una storia che non sa neanche Marco, perché tu c'eri all'episodio su Jurassic Park, ricordo, Marco, se non... Ok, sì, quello che voi non sapete è che il T-Rex in CGI è il risultato di uno che era matto. Era matto un culo, e praticamente quello che è successo è che Dennis Muren, che era il responsabile effetti visivi di Star Wars e quello che aveva gestito tutta la Industrial Light and Magic, quella che fa tutti quanti gli effetti visivi, che era stata fondata da George Lucas. Sì, era stata fondata da George Lucas con Star Wars e poi ha fatto tutto. Aveva detto: non si può fare il T-Rex in CGI. Non si può fare, ragazzi, non me la collo mai. Mai. Mai neanche con... No, zero. Perché tanto lo deve fare Phil Tippett è il maestro della roba in stop motion, ha fatto tutto, ha fatto Robocop, ha fatto Star Wars, ha fatto tutto, e quindi il concetto era: lui è bravo, farà le cose in stop fate motion, bene, non vi dovete, insomma, preoccupare. Sì, non vi dovete preoccupare. All'epoca, allora, piccola introduzione, anzi, Moon, tu sicuramente lo sai perché lo devi, è la prima cosa che si disattiva ogni volta che inizi a giocare, il motion blur. Via. È una cosa molto importante. Che cos'è il motion blur? È l'effetto mosso. Quando ci si muove molto velocemente, praticamente le cose lasciano una scia. Ok? Perché, esatto, perché la statuetta di Flash. Qua, mi mancano le braccia, le cose, però vedete, sta correndo veloce. È molto veloce. E quindi vedete che è sfocato. Esattamente. E il problema è che questa cosa ovviamente succede quando fai una ripresa, perché sono tante foto di seguito e ognuna di loro è mossa. Ma se invece fai la stop motion e ogni singola cosa fai una foto e poi la muovi, fai una foto e poi la muovi, il motion blur non esiste. Certo. E quindi improvvisamente sembra tutto più finto. È il motivo per cui la stop motion, in una maniera o nell'altra, sembra sempre un po' fintina. Ok? Quindi loro dovevano farlo in stop motion, e quelli delle Industrial Light and Magic l'unica cosa che dovevano fare era aggiungere il motion blur in post produzione alla roba fatta in stop motion, praticamente. Okay. Era una roba un po' un pelino complicata. Un tizio matto ha detto: lo sapete cosa? Io posso fare tizio a caso, cioè che cazzo, la collo io. Industrial Light and Magic, uno matto, si lavorava in questo scantinato. Ma non si sa il nome di sto pazzo. Adesso lo ritrovo, ce l'ho scritto da qualche parte. Matto. Esatto, matto, proprio matto di brutto, cioè matto di brutto di cognome. Sono matto di brutto. Ammazza. Che poi, tra l'altro, io non so quanti di quelli che ci seguono lo sanno, ma Mammoon, tu hai tu prima di approcciarti al mondo Twitch, videogame, eccetera, tu hai un passato e anche un presente. Da 3D artist, da sì, 3D sì, sì. Ho studiato all'Accademia a Roma e quindi sì, beh, so la differenza, quella che è ovviamente, cioè, ovveramente questa è una cosa che mi sono inventato io. È un neologismo. Ovveramente! No, vabbè.
No, però a parte gli scherzi, so la differenza tra che cosa real time e invece quello che fai in post produzione. Cioè, nel mondo del cinema tu non c'hai un diciamo un limite ai poligoni, cioè ce l'hai, però tanto che te frega, stai là in mezzo a fare rendering con i super computer. Invece per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, tu devi cercare di ottimizzare il modello al massimo, no? E quindi quando vai a creare qualcosa, cioè vedi la differenza, dici mazza, il mondo del cinema e il mondo dei videogiochi, dici sono la stessa cosa? No, no. Poi dipende, no. Ovviamente oggi come oggi ci si avvicina, dipende da che gioco. Forza. Cioè Tomb Raider c'ha milioni di poligoni soltanto per i capelli, però c'è solo lei che è così, Lezzine, tutti gli altri. Le zine, soprattutto i primi che erano triangolari. I primi erano due poligoni, uno pezzina. Esatto. Pure il mento, però, pure il mento. Sì, sì. Proprio tutto così era. Però proprio per questo motivo poi tutto il resto era quadrato. Nel senso, sì. Tomb Raider, invece tutte le stanze erano quadrate, perché non potevi fare nient'altro, devi fare solo stanze quadrate. Pure quel vecchietto che ti inseguiva nel frigo. Esatto. Mamma mia, quanti l'hanno chiuso nel frigo? Vecchietti nel frigo. Ma chi non l'ha fatto? Cioè, chi non l'ha fatto, bro? Io, chi non l'ha fatto è bannato istantaneamente dal nostro canale. Esatto, cioè... Buono. Comunque, ho trovato il nome, si chiama Steve Williams, detto Spatz, ed era questo animatore che lavorava, esatto, che lavorava alla Industrial Light and Magic, che è stato licenziato 3 volte dalla Industrial Light and Magic, per quanto era matto, e ha detto, ragazzi, secondo me si può fare il T-Rex in CGI, e Dennis Mooney gli ha detto, sta zitto. Ma che fatti i cazzi tua, sei l'antico adagio, anni. Lo deve fare Phil Tippett, cioè nel senso che è il capo di tutti quanti i tizi che fanno gli effetti visivi, cioè capito? È proprio un nome nell'industria che non devi fatti cioè, i cazzi non gli devi cagare cazzo a Phil esatto, Tippett. Fatti licenziato. Licenziato. No, l'hai detto, non rompere il cazzo. Hai okay. Fatto, vabbè, ok. E nel tempo libero si è messo a fare un'animazione del T-Rex solamente le ossa, che faceva un walk cycle, no? Che sarebbe l'animazione base del personaggio che cammina. E lui l'ha fatta, ha detto, ma io intanto la faccio, mi faccio i cazzi miei. È arrivato a un punto in cui funzionava, e dato che non voleva, non poteva andare da Dennis Murren, che era il capo dell'Industrial Light & Magic, a dirgli, l'ho fatto. Non mi sono fatto i cazzi miei. Quello che è successo è che lui è un compagno, che erano quelli che volevano fare questa cosa. Quando Kathleen Kennedy, che è la produttrice storica di Spielberg, che poi ha prodotto anche Star Wars, Indiana Jones, tutto quanto, e Steven Spielberg sono andati lì a vedere altre cose, lui praticamente nella sala della proiezione, sul suo monitor personale, cioè il suo computer da cui gestiva la proiezione grossa, sul suo computer personale c'era un piccolo monitor che mandava a loop questa, ha messo come screensaver la esatto. Ma che cos'è questo? Esattamente, quindi appena sono entrati Spielberg e Kathleen Kennedy, ho detto scusami, ma quello che cos'è? Oh, niente, una cosa. E Dennis Murray, il capo della ILM, subito ha fatto, no niente, guarda, è un progetto per fare il T-Rex in CGI a cui stavamo lavorando, stavamo andando così come veniva. Che bastardo, quindi poi si è preso pure i meriti, esatto, pezzo e quindi alla fine l'hanno continuato e è riuscito fuori quello che abbiamo visto oggi, perché poi tutta una serie di problemi e cazzi, però alla fine hanno fatto questa sorta di prova, che era semplicemente un T-Rex che camminava dritto in un campo di niente, e l'hanno visto e hanno detto vabbè ragazzi, ok, cioè sono andati via Stan Winston, che era il tizio che ha fatto tutti quanti gli effetti prostetici di Terminator, ha costruito fisicamente il Terminator, usate quello. È andato via, ha fatto telefonate a tutti, ha detto ragazzi no scusate, devo fare delle telefonate, e è proprio scappato. Phil Tippett, che invece era quello che doveva fare in stop motion, è scomparso per 10 giorni. Ma che vuol dire è scomparso? Gli hanno detto, Spielberg gli comunica questa cosa e lui fa e poi sotto è partita la canzone di Jurassic Park, esatto. Tu ci scherzi e lui fa e si è andato via. Ammazza, ci scherzi, bravo. Ma quello che è successo, gli ha detto guarda come ti senti, mi dispiace, e gli ha fatto beh mi sento estinto, e Spielberg, che è un pezzo di fango, gli ha fatto bravo, bella battuta, la metto nel film, perché infatti è quello che dicono gli archeologi quando vanno a Jurassic Park e vedono tutti i dinosauri e dice siamo senza lavoro, e quello gli risponde forse vorrei dire che siamo estinti. Grazie. Oltre al fatto che probabilmente non avrebbe mai più lavorato, gli ha anche preso per il culo nel film più visto della storia del cinema, perfetto. Esattamente, quindi è una roba devastante. Poi in realtà
la maniera per far lavorare Phil Tippett l'hanno trovata comunque, perché... perché ha raccomandato del merda. Beh, un po' perché gli dispiaceva, povero. Tra l'altro, sì, è appena uscito il trailer del suo film, della sua opera maestra che sta facendo da 15 anni, tutta in stop motion. No, ma non ci interessa. Noi siamo fantasy. Poraccio. No, scherziamo. Si chiama Mad World, se volete vedere il trailer. Sta su YouTube. Mad World. È una roba tutta strana, tutta in stop motion, è molto fica. Però... La questione è stata che l'unica maniera per farlo lavorare è nelle animazioni, nel senso, invece di fare poi le animazioni a mano nel software, che era ancora una cosa molto complicata, gli hanno costruito una sorta di modellino in scala e lui poteva animare come animava in stop motion, però ogni posizione che lui animava veniva digitalizzata e trasferita nel computer. Ah, ok. Praticamente lui cioè rigava dal vivo e copiavano il rig dal vivo e lo mettevano dentro il render. Esattamente. Potete spiegare cosa significa rigare per chi ci segue non lo sa? Praticamente è quando tu c'hai il modello in T-pose e vai a fare uno scheletro tutto dentro all'interno con vari punti di ancoraggio per poi muoverlo dentro gli fai fare un'animazione, perché altrimenti tu quando fai il modello è fermo, lo fai di solito in T-pose, no? Lo fai fermo e poi gli vai a mettere uno scheletro all'interno con vari programmi che esistono, con tutte le giunture, proprio come se fosse anatomia pura, esatto, e quindi poi si muovono le giunture e cose così. È la stessa cosa, soltanto con lui, visto che era complicato farlo, penso che lo faceva in stop motion. Sì, era semplicemente un po' più complesso. Comunque Mad God si chiama il film, non Mad World, scusatemi, mi sono confuso. C'è Atomic Sphinx 46 che dice: se lui sparisce per 10 giorni, Stannis sparisce per 11, Stannis La Rochelle non aspetta nessuno. Esatto. Esattamente. Quindi Phil Tippett è lo Stannis Rochelle del set di Jurassic Park, perfetto. Comunque in realtà ci sono un sacco di inquadrature fatte con i pupazzi. In stop motion non c'è un cazzo. Ci sono solamente... Visto noi le prove dello stop motion di Jurassic Park. Guarda, forse riesco a farvele vedere. Lo sai che forse un po'? A farvele comunque vedere. Non so tu, Dario, se lo sai, ma praticamente sul set di Jurassic Park c'era questa incredibile cosa divertente. Praticamente c'era questa testa gigante del T-Rex che l'hanno costruito. No, proprio tutto il corpo, fino alle zampe. Corpo che aveva preso, che quando pioveva prendeva acqua. Essendo un animatronic, quindi componente... Si intoppava. Si intoppava e si muoveva da solo. No, cioè, tipo, no. Cioè, capisci? Cioè, tipo, a un certo punto loro stavano a girare la roba, il T-Rex si muoveva e faceva roba, cioè io... Tremava poi, faceva un sacco ridere questa cosa. Pensa come cacavi addosso, anche perché Jurassic Park ancora oggi è uno dei film che mi fa più cacare addosso quando lo rivedo, la scena dei Velociraptor dentro la cucina che fanno con gli artigli. Quelli là che arrivano... ma i peggio sai quali sono? Quelli là sono sottovalutatissimi. Quelli piccolini. I piccoli figli di puttana. Mamma mia. Quelli là. Puoi dirlo, figli di puttana, sono dei figli di puttana, ragazzi. Perché là, che carini, guarda, sono come i piccioni. Gli dai una briciola, arrivano a 40 e te se mangiano. Posso farvi vedere un pezzettino? Possiamo vedere un pezzettino dell'Animatics, che era la versione fatta in stop motion della sequenza della... faccio così che sono un maestro, ecco qua, la versione in stop motion della... aspettate che spengo le cose perché non sono capace. Comunque cioè, ci dicono che questo... si chiamano Cosmosognatus. Compsognatus, quelli i piccolini, i piccioni, si chiamano Compsognatus. Ok. Beh, se ne vedete uno, datei subito un calcio, ragazzi, perché sennò arrivano gli altri. Sì, esatto, uccidetelo. Comunque, questi sono gli animatics del coso qui, della scena con i velociraptor, che sono fatti in stop motion, esatto. Che infatti fanno fatte... Beh, dai, non sono così brutti. Sì, sì. La stop motion ti porta proprio fuori dal fatto che devi farmi paura, che si muove come King Kong degli anni 60, dai. Magari. Beh, queste sono solo delle prove. Queste sono state girate proprio perché comunque bisognava... la lingua è figa, però. La lingua è venuta bene, oh. Maestro, se volete lo doppio, se volete lo doppio. Vai, allora, siamo entrati qui, buonasera. Vorrei sapere dov'è il bagno, non è qui? Sì, no, aspetta un attimo, sento odori di urina. Un attimo, solo arrivo, sorry. Arrivando. Non sa che il bagno è dall'altra parte, ma dovrebbe... Sì, il bagno non è lì. Adesso, ecco, sta arrivando, guarda. Non sa bene. E questo sarà un
Tor de Roma fanno così. Esatto. Diciamo che anche con l'altro sono molto ridere questi bambini, in effetti. Bambini sono però bambini. Il concetto è che, dato che all'epoca non era frequente girare le cose con dei personaggi in CGI all'interno della scena, hanno girato questa sequenza proprio per poter capire come girarla, perché altrimenti, se fossero dovuti andare a caso, come facevano normalmente solo con gli storyboard, non sarebbe stata, come dire, così facile. Invece così potevano girare queste scene senza niente dentro. E poi comunque sono fighissimi per essere stop motion, figli, ragazzi, però... sono incredibili. Certo, cioè, non è sembra la stessa un cosa. Wallace e Gromit, però, cioè, sti mestoli fatti in plastilina, non si possono vedere. Sti mestoli fatti in plastilina. Sono tornato, eccomi qui. Scusate. Ne approfitto un attimo per ringraziare Anna Scaiusi, che ha regalato $10, Moscatomica ha regalato 15, Mike Physics 5, La Strega Rossa 5, La Strega Rossa si è anche abbonata, e ragazzi, state donando un sacco, Like and Apple ha donato €20, quindi ragazzi, prima che Dario se ne vada, io voglio arrivare a 2000, non so quanto stiamo in realtà. Aspetta, prima che Dario se ne vada, in che senso? Cioè, da questa live o in generale? No, da questo pianeta spero che resti ancora per un po', diciamo. Sto per partire, ragazzi. Anche se quei ritmi che tiene, non so quanto sopravvivrà ancora, ma questi sono... No, ragazzi, allora mi è rimasto poco tempo. Tipo, deve essere, sempre tutta la canzone, qualsiasi cosa. Esatto, no, a proposito di quello che dicevi prima, in realtà, della differenza tra... tra rendering live e rendering invece che si fa al cinema, qui è la grossa differenza che c'è con le virtual production che si fanno adesso, tipo The Mandalorian, ovvero quelle che utilizzano l'Unreal Engine 4 per la produzione, che praticamente è quello dei videogiochi, poi, tra l'altro. Sì. Esatto, esattamente lo stesso, ma perché è il più comodo, tra virgolette, nel senso, è quello più facile. Beh, è proprio fotorealistico, comunque, come, cioè, come engine è clamoroso. Tra l'altro 5 è pure bello, cioè, sono assurdi, stanno anni, cioè, troppo belli rispetto sempre agli altri. L'unico bug è sempre l'essere umano. Quando vedi una persona, te stona. Tutto il sì, resto, ambienti, il resto... Ma quella è la famosa questione dell'Uncanny Valley, cioè, ne abbiamo parlato varie volte, c'è una sorta di grafico che dice che più cioè, c'è un momento in cui un personaggio è non umano, in cui, anche se non è molto realistico, non ci dà fastidio. C'è un momento in cui il personaggio è perfetto, in cui ci sembra umano, però paradossalmente più si avvicina alla perfezione e più non ci piace. E più non ci piace, perché quando arrivi a vedere una cosa che è quasi perfetta, che sembra un essere umano, ma non lo è perché c'è qualcosa che non funziona, e ti dà subito un senso di repulsione, che è il motivo per cui guardiamo, che ne so, i robot, quelli con le fattezze umane, che dicano ciao, sì, sono robottino, e sono mega inquietanti. Perché ci sembrano umani, ma c'è una parte del nostro cervello, dato che il nostro cervello si è evoluto per riconoscere le facce, che ci dice questa cosa non va bene. C'è esatto. Qualcosa che non va. Esatto. Infatti l'ultimo che hanno fatto quello della Tesla, praticamente ha fatto una cassa Bluetooth a forma di robot. Bello. Cioè, tipo, da qua in su, cioè, è nero, sotto è grigio, non ci ha manco provato ad arrivare a fare l'essere umano. Cioè, che hanno fatto? Hanno fatto tipo un simil robot? Quelli hanno fatto i robot di coso? Sì, più o meno i robot. Del film... Io robot? No, quelli del film, come si chiama? Quello della Sony, che è uscito adesso su Netflix. I Miller contro il mondo, lì non ricordo come si chiama il film d'animazione. Ah, ho capito, il cartone animato, tu dici? Esatto. Ah, figo quello che hanno fatto esattamente quel robot. Ha fatto molto ride, macchine, ragazzi. Ha fatto molto ride che appena è uscita la notizia, Will Smith ha pubblicato un meme che hanno la foto del robot, e poi facevi swipe e c'era la foto di lui, neo robot, che era mega incazzato. Bravo. Come a dire, ve l'ho già detto che è un problema. Sono però, esatto, roba. Non fate cazzate. Esatto. Già l'ho combattuti. Esatto. No, comunque, in realtà, vi do un segreto per sapere, la prossima volta rivedete Jurassic Park, per sapere dove sono usati i pupazzi e dove invece c'è la CGI. Quando è a figura intera, che sia il T-Rex o il Velociraptor, è sempre CGI. Quando ci sono degli stretti, sono sempre pupazzi. Questa è la regola, nel senso, è perché quindi quando vediamo solo la faccia, tipo, che fa. Esattamente.
quella là è... tu sarai nel prossimo Jurassic World. No, ma io qua, così sono in CGI, quando faccio così sono... sei animatronic, esatto. Tu hai a casa tu hai la motion capture e poi ti registri le robe e gliele mandi alla Universal. Mi autoriggo, esatto. Quindi no, essenzialmente questo è Jurassic Park. È Jurassic Park, nel senso, poi noi abbiamo un altro film che tu volevi, di cui volevi parlare molto molto attentamente, che è Space Jam. Io voglio sapere una cosa, però. Non sono riuscito a battere uno contro uno Michael Jordan. No. Però c'ero quasi, ho perso uno a 28 poco. Milioni. Ah, ok, vabbè. Già che ne hai fatto uno, secondo me. No, ma perché io ho detto guarda là che c'è, quello si è girato e sono partito subito il terzo tempo. Comunque, no, la domanda è quanto vi piace Space Jam ripensando a quanto effettivamente merita, tra virgolette? Nel senso, allora, che l'abbiamo tutti visto da molto complicato. È una domanda complicata, però semplice. a posteriori quando capito fosse valido Space Jam al di là della nostalgia. Esatto. Allora, in complesso, vabbè, è un tipo un must have che ti rimane nel cuore. Però vabbè, il film c'è, è un film cartone animato, non so se c'è come, vabbè. Comunque sia, ci stanno i cartoni animati, c'è stata la storia vera, c'è Michael Jordan, pompa tutto un po'. È bello, certo, non è rivisto adesso, ci sta, però la prima scena, bro, quanto de casa con la musica sotto, dan 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 dan, e si vede quello che schiaccia tutti i flashback, poi vanno a fare terzo tempo e boom, c'è de casa troppo. La prima scena è clamorosa, e quindi solo quella per me va bene, sì, bello. Ma a me piace, nel senso, io l'ho rivisto anche non troppo tempo fa. È invecchiato malino, ok, però secondo me regge, ci sta, è un film che ti intrattiene, certo non è filosofia profonda, ma sti cazzi, ti diverti. No, io ricordo che quando ero ragazzo, dato che per noi Michael Jordan non era un'icona, ma non era un'icona, nel senso, chi non giocava a basket non aveva idea di chi fosse. Io giocavo a basket, quindi forse per quello magari no, un po'. No, ma infatti pure io giochicchiavo a basket. Penso però che tutti ricordo... hanno giochicchiato a basket, solo che poi tipo ci siamo resi conto tutti che fare schifo, almeno quanto mi riguarda. No, io ho fatto 5 anni di basket, però comunque facevo comunque schifo. Cioè ci ho messo 5 anni per capire di fare schifo. Capire di fare schifo, esatto. Però io mi divertivo, rincorrevo l'arbitro pure. Però che però è un altro gioco, siamo d'accordo. Esatto, non si fa. No, dicevo, io ricordo di essere stato molto confuso da ragazzo riguardo tutta la questione del baseball, perché da noi non era arrivata questa cosa di Michael Jordan che aveva smesso, poi era andato anche a giocare a baseball. Poi baseball e golf da ragazzino, parliamoci chiaro, sì. Raga. Baseball ancora, perché magari avevi visto qualche... Come si chiamava il cartone giapponese del ragazzo che giocava a baseball, che danno su Super... Slam Dunk? No, baseball, scusami. Quello che run. Il padre gli metteva statuta tutta piena di molle per farlo diventare il lanciatore più figo del mondo, poi gli rompeva il braccio, una cosa pesantissima, però vabbè. Comunque il baseball ancora, ma il golf, tipo io, c'era Michael Jordan... Ma che cazzo fai che giochi a golf? No, ma io proprio non capivo il contesto, perché noi non avevamo il contesto culturale di capire quel, no, tutta quella questione di lui che si era ritirato, tutto il casino. Ma poi dove vai? Cioè, allora, salti 6 metri, corri come le merde, ma almeno fai qualcosa di football, non so, cioè, va a fare rugby, va a fare qualcosa. In alto, che cazzo? Sì, cioè. Penso che all'epoca la cosa ridicola fosse che c'ha tipo non so quanti anni... E comunque voleva passare al baseball professionistico, che è uno sport che comunque a livello fisico ti impegna abbastanza. Poi ho visto anche video di giocatori di baseball con la panza che fanno i lanciatori e stanno fermi. Però de base sei un po' ridicolo che passi dal basket al baseball professionistico, solo perché sei Michael Jordan. E quindi ma per il padre l'ha fatto? Possibile? Possibile che pure il padre giocava? Boh, mi pare che... Una cosa, non ricordo, proprio questo è il punto, lo ricordo. Comunque, in realtà... Il film è una sorta di evoluzione, a parte che è una conseguenza di una pubblicità delle scarpe, una pubblicità delle Nike, che avevano fatto un piccolo test con i Looney Tunes, tutti quanti erano impazziti, si sono detti, beh, ma allora, famoci un film. E la questione che mi affascina di più, alla fine, è come hanno fatto la partita finale, perché quello è, al contrario di Mary Poppins, che ha incassato Roger Rabbit,
dove i personaggi dei cartoni sono nel mondo reale. Ok, lì è un personaggio reale che si trova nel mondo dei cartoni. Due, c'è anche Bill Murray. C'è l'altro, porco Dio, l'assistente. No, tre ragazzi, tre. Sì, perché c'è quello dei Ghostbusters, lo sbababucchio e... Che poi lo sbababucchio è tra l'altro quello di Jurassic Park, esatto, che mangia la vanna. Esatto, è sempre lui. E il problema era comunque che Michael Jordan non è un attore, quindi nel senso è molto bravo a fare canestro, però poi recitare non era facile, quindi... Per capirci, quando deve recitare. Esatto, no vabbè, recitare non è... La prima cola al gusto di melone. Dai, io ho fatto il cucchiaio. Esatto, ammazza. È uguale. E, comunque la questione era che quindi per farlo giocare e non farlo sembrare stupido, c'erano una serie di tizi vestiti di verde che giocavano con lui. Cioè lui era in questo campo da basket completamente verde per la partita finale, in cui c'erano una serie di... c'era solo il canestro che a cui lui poteva mirare. Era normale. Esatto, era normale, era tutto verde. Era tutto verde. Tutto verde, pure non c'era campo. Nient'altro. Pure il campo era tutto verde. Palla, c'erano quelli verdi, gli piava la faccia, boom! Esatto. Quando passava la palla. E lui aveva... la palla come... era verde. No, la palla era normale. Ah, ok. E lui aveva contro i Monsters, che erano i suoi avversari, erano questi poveri tizi con queste tutine verdi che dovevano marcare. No, che dovevano marcare Michael Jordan. Cioè, quel loro compito era nel film cercare di rendere la vita difficile a Michael Jordan in modo che lui non sembrasse che stesse facendo una passeggiata, ma che stesse effettivamente giocando. Ma erano giocatori di basket, stuntman. Erano i generici, penso saranno movement artist, no, penso fossero giocatori di basket. No, hanno messo giocatori di basket semi bravi che stavano lì per dare una mano essenzialmente. Ma erano proprio i Chicago Bulls, mi sembra, erano loro, Sì. Sì, proprio a tutti l'intera la squadra. Esatto, la squadra sì, erano loro. Quella scena, circa 70 milioni solo per i Chicago Bulls per farli giocare. Esatto, vabbè. Però dovevano. Poi il cazzo in culo ovviamente è perdonatemi per il linguaggio scurrile, è fare il tracking di tutto quello, cioè nel senso che poi tu devi prendere quello che è il movimento di macchina, che è una roba che c'era anche in Jurassic Park, vediamo se riesco a spiegarlo velocemente. Quando voi usate un filtro sul telefono che vi mette un personaggetto a terra, o quando giocavate a Pokémon Go, che stavamo tutti in fissa, no? Che vedevamo un pupazzetto e stava lì, stava proprio nella nostra stanza. E quello che succede è che il programma all'interno del vostro telefono sta analizzando l'immagine che vede e in base a come voi vi muovete fa una sorta di analisi dei punti, dei punti che si muovono nello spazio, e tramite quelli calcola come è composta la stanza. Quindi vede, ok, questo punto qui si muove a questa velocità, questo punto qui si muove a quest'altra velocità, evidentemente questo punto qui è più vicino di quel punto lì. Non so se sono stato chiaro. Il concetto è che il computer deve trovare una maniera... Deve calcolare. Sì, in tempo reale, o comunque se invece va fatto in post-produzione con il tempo necessario, deve trovare una maniera di capire la tridimensionalità di un'immagine bidimensionale, perché insomma un film è un'immagine bidimensionale. Quindi questo è quello che è il problema, sa che questa cosa va fatta ogni volta che vuoi inserire qualcosa di tridimensionale, cioè ogni volta che tu devi inserire qualcosa di tridimensionale devi traccare la scena in modo che il computer adesso sa dov'è il pavimento, dove si trovano le pareti, dove se io metto un tizio qui deve rimanere fermo lì, eccetera eccetera eccetera. E questo è il motivo per cui magari in tante volte che vedete roba in green screen ci sono delle X sul muro o cose del punti genere. Di riferimento, tipo, esatto, quelli si chiamano tracking point e sono praticamente dei punti di contrasto per rendere più facile il lavoro al computer, in modo che lui non veda riconosce magari una profondità o cose, esatto, così. Perché il problema di avere il green screen è che poi è tutto verde e quindi il computer non è in grado di distinguere due punti verdi perché sono identici l'uno all'altro. Invece in questa maniera si mettono in punti equidistanti una serie di marker che sono delle X, che possono essere palline, quello che vi pare, in maniera che poi dopo, quando si va a fare il tracking e si ricostruisce la scena in digitale,
sapendo la distanza tra, tra questi punti, perché te la sei segnata inizialmente, hai detto vabbè, ok, le X le mettiamo ogni 2 metri, in questa maniera poi tu sai, quando vai a ricostruire la stanza in digitale, quanto effettivamente sono distanze le, certo, distanti le cose, e puoi fare una cosa reale. Non sembra che Michael Jordan stia galleggiando in mezzo al nulla, ma sembra che stia proprio dentro al campo. Ma io non mi ricordo una cosa, loro, cioè i personaggi, i Looney Tunes erano in 2D, cioè tu li percepivi come in 2D, adesso devo fare cioè, però se giravano pure, io mi ricordo che hai visto quando tipo nelle varie inquadrature, cioè tipo sembravano mezzi, capito, però erano, fatti, sì, però più sul giocare con le ombre, ma sempre 2D, invece Michael Jordan era 3D, sì, alla fine, sì. Quando un grande, grande insegnamento che Matteo Bruno adesso sarà contento, la profondità, la tridimensionalità di qualcosa è data dalla luce, ok? Quindi dal fatto che invece di essere piatta, in un certo punto è più luminosa, in un altro, certo, punto è meno luminosa. Il chiaroscuro. Esatto, è quello. Quindi il punto è che sia in Ken Crest Roger Rabbit che in Space Jam, hanno utilizzato sempre l'Industrial Light and Magic, perché tanto fanno tutto loro, sempre hanno utilizzato loro, una tecnica per rendere... È monopolismo, cioè sì, adesso ci sono loro e la Weta Digital, che sono quelli che fecero, che fondò Peter Jackson quando fece il Signore degli Anelli. Ma tu pensa che significa? Cioè, hai vinto? Perché sono i due film che hanno cambiato la storia, no? Sono Star Wars e Signore degli Anelli, e quindi si sono portati dietro. Cioè, un'altra cosa che ha fondato Star Wars è la Skywalker Sound, che è quella che venne fondata per fare i rumori di Star Wars, che è ancora una delle case di post-produzione audio più famose. Esatto. Sì, poi... È la stessa cosa che ho pensato pure io, Skywalker Sound. Esatto. Io vi ricordo, sì, questa è la cosa. Io ricordo che quel suono è un tizio con un lungo magnete in mano che passa davanti a una cassa con un cavo scoperto. Vi voglio ricordare che il suono della... Pensa tu, però, io non lo sapevo. È una cosa pazzesca, ragazzi. I blaster sono questo tizio che sbatte questo robo di metallo contro dei cavi a tensione elettrica e fa più, più, più. Ve lo dico, voi immaginate, qualcuno viene da voi e vi dice: domani ti devi inventare il suono della pistola, che fa un laser. Sì, e perché dici, poi però, io ce l'ho, potrebbe essere così. Vai. No. Questo è quello... credo che non credo che è un membro onorario della Skywalker Side. È uno colpito. Potremmo fare una nuova Skywalker Side 2. Siamo fortunati che non sia stato tu a fare i rumori per Star Wars, altrimenti sarebbe stato esatto. Cioè, chi è? Sì, può entrare, prego. Cioè, non si capiva quando uno bussava o quando sparava con il laser. Esatto, ma sta sparando, sta facendo tutte e due. Famoso bussatore laser. No, quello che volevo dire comunque è che l'Industrial Light and Magic praticamente riceveva da chi faceva le animazioni due passaggi aggiuntivi, uno delle ombre e uno delle luci. E praticamente loro poi, mischiandole, aumentandone uno, abbassandone un altro, davano tridimensionalità al personaggio. Quindi sono bidimensionali, ma rispetto ai cartoni Looney Tunes sono disegnati, ci sono aggiunte le parti di luce e le parti di ombra per fare in modo che sembrino dei... È un finto disegni. 3D. Esatto, è un 2.5D, vogliamo chiamarlo, no, un po' quel concetto, no, per un'altra cosa, lo so, un'altra cosa, il 2.5D, lo so. Comunque in chat abbiamo scatenato il panico, so se del baseball, stanno parlando solo di baseball, basket, football americano. C'è una, ma funziona come, perché in Italia è lo sport preferito, diciamo, il baseball, quindi è normale, certo, che... Solo secondo solo all'hockey su prato. Io, esatto, io giocavo a baseball, è andato in America a giocare, ha preso una borsa di studio, davvero? Sì, no, poi si è fatto male, ciao Flavio, come tutti si è fatto male, ciao Flavio, vabbè, adesso l'avrà di morire Yahoo, quindi comunque nel senso non è andata male. Grazie, dai. Va a raccogliere i soldi spaccando gambe con le mazze da baseball, però dai. Esatto. Ha preso una borsa da studio giocando a baseball. Esatto. C'era uno là così, a bordo. Che a Foggia ci fosse questo campo da baseball. Io pensavo sempre, ma che cazzo ci va a giocare il campo da baseball a Foggia? E invece... Beh, perché Foggia è l'area delle bombe carta e quindi... Quindi devi rimandarla indietro. Devi rimandarla indietro. Le bombe carta e boom! Ti insegnano fin da piccolo.
Comunque, io so che c'è un altro film invece che incuriosisce anche me, sì, di cui dobbiamo parlare, che è, Mauro, non so se ti scombino tutto chiedendo di questa roba. Fai, fai come ti pare, tanto. Ma, però sei già nervosito, hai visto, sei già nervosito? Sì, ha fatto nervosito, sei nervosito. Una notte da leoni, il primo. Ci sono varie cose che sono interessanti. Ma in realtà c'è una cosa che l'abbiamo già detta varie volte, però è sempre divertente da ridere, che è il fatto che il personaggio di Stu, lui, cioè nel film di nella trama perde un dente, no? Cioè, io si sveglia, pensato che si fosse tolte davvero un dente, sinceramente. L'ha fatto. Ma che cazzo l'ha fatto? Sì, perché l'attore Dance aveva una corona, non ricordo come si chiama, e quando perdi un dente te ne mettono uno finto. Okay. E quando quindi questo l'ha detto la produzione, il regista gli ha detto: senti, ma ti accolli di, a spese della produzione ovviamente, te lo facciamo rimuovere e poi te lo facciamo rimettere a fine riprese. E lei ha detto, quindi è stato tutto il tempo delle riprese senza vabbè dente. Ragazzi, vabbè, cioè, però sette, quindi. Cioè, quindi lui è strano, perché anche a me manca un dente. Vedi? In che e quindi senso? Puoi fare, ah, è vero. Ma te la paga la produzione, i Fanatic te lo pagano? No, allora i Fanatic mi hanno detto, allora loro come mi hanno detto? Mi hanno detto: te lo mettiamo anche un keycaps che puoi sostituirlo se si rompe un tasto della sera alla sera. Ho fatto: ragazzi, preferisco rimanere umile e avere una presa d'aria importante, perché posso bere di lato. Loro, cioè io posso bere di lato, io faccio così, bevo di lato. Però funziona. Devo far mettere la capsula di cianuro, se no. No, qua ce l'ho la capsula. Infatti, per questo capisco che se l'è staccata. Infatti, quando lui ha detto la cosa, ho fatto ok. Però di qua no, quindi io compenso. Però scusami, una domanda. Ma non ti dà fastidio? Perché poi lui c'era il frontale, mi sembra. C'era tipo uno. Sì, questo dico. Cioè, quando parlava, non gli dava fastidio. Tipo, tutto così. Il periodo delle riprese, che non è che finite di girare, glielo rimettevano e poi glielo toglievano quando ripartiva. Però è quella cosa geniale, perché non è un, come dire, non è, hanno una risparmiato cosa... budget, forse. Ah sì, ma perché è una di quelle cose che dici: guarda, sai, c'è questa opportunità, perché non la prendiamo? Cioè, facciamo così, che ci poteva rifare tutte le faccette, si faceva fare le faccette tutte belle, così a spese della produzione. Ma invece, scusa Mauro, la questione tigri, come se la so gestita? La questione tigri, mi ricordo che ne avevamo già parlato, adesso non c'ho davanti la cosa lì, la scena. È un pazzo palese dentro la macchina. Sì, ma poi allora penso che allora in quei casi avere split screen, nel senso che la giri a parte con la stessa inquadratura, col motion control, cose del genere, e poi metti gli attori dall'altro lato, perché come abbiamo detto nell'episodio sul gladiatore, qui mi riaggancio un altro film di cui dovevamo parlare, le tigri non recitano, le tigri ti mangiano, quindi nel senso non hanno uno. No, io non lo sapevo, esatto. Io pensavo che mi ricordavo che recitassero. Non è, guarda, sono pochissimi, tra l'altro, gli animali che puoi addestrare. Ricordiamo che le civette di Harry Potter sono stupide come poche cose, per non dire una brutta parola. Mauro, però le civette odia le civette, non so bene perché. No, ma non è colpa mia, che sono degli animali molto, molto sì, difficili da addestrare. Ma tu particolarmente hai un odio particolare. Ce ne avrà una tipo vicino a casa che dorme, quando dorme... da farsi un botto, esatto, così, no, poi allo stesso verso dei piccioni, dimmi che ci metti bella monaca, quelle poi allo stesso verso che fanno i con la pistola, quelle fanno au pure loro au. Esatto. No, allora questa cosa mi ricorda una roba del gladiatore che mi sa che nella puntata non l'avevamo mai detta, ovvero il fatto che c'è il momento in cui muore la tigre, no, che viene infilzata, sì, e muore. Loro non avevano, no, quando viene infilzato il pupazzo della Trudy, quando poi cade a terra e muore, il montatore si era reso conto che non aveva inquadrature della tigre agonizzante a terra, però gli serviva, perché serviva per dare una conclusione alla scena. In realtà quella che si vede, che si rotola lì a terra, era una tigre durante un momento di pausa che stava prendendo il sole, cioè stava lì a terra e stava facendo il gatto in quel momento, no? Si immagina questa enorme cosa, sembra che sia dolorante. Sta morendo, guardate, esatto. Quella mi sono piaciuti.
Esattamente, quindi questo che significa che nel senso che in alcuni casi la cosa più sciocca magari ti svolta il film. Sì, il gladiatore sì, penso spesso, ci abbia insegnato che non bisogna mai dire stop. Cioè questa è quello sì, che abbiamo mai, imparato dal gladiatore, ragazzi, perché non bisogna mai dire stop. Se Dario lo sa, praticamente c'è stato questo problema che il come si chiama ultimo, no, primo, come si chiamava il non imperatore, ma l'addestratore di gladiatori. Ah, dei gladiatori. L'anziano ha tirato le cuoia prima che il film fosse finito di girare, sostanzialmente. Che aveva una piccola abitudine di fare colazione problema, con due birre. Esatto, un leggero problema di alcolismo che faceva colazione con la vodka. E quindi a un certo punto il suo corpo ha detto, sai che c'è, è andata così. E però non ha fatto non hanno finito Nicola ci ricorda che Kubrick fece travestire un tizio da scimmia e gli fece saltare addosso il leopardo, quindi comunque nel senso esistono maniere peggiori di gestire. Oppure io non ricordo, ne abbiamo parlato relativamente poco nel come cazzo hanno fatto il gladiatore, perché c'ero qui davanti gli appunti, un botto di roba, e non ricordo se parlammo del Colosseo, di come hanno rifatto il Colosseo poco, nel video detto. Sicuro non c'è, non so se ne abbiamo parlato nel come live, però forse perché hanno rifatto la pena. Il Colosseo da zero, beh quello e comunque se... era per forza in 3D, no? Nel senso sì e no, hanno effettivamente costruito una riproduzione 1-1 Colosseo, l'hanno fisicamente fatto, hanno perché costruito erano già da Malta. Colosseo, quando dicevo hanno costruito il Colosseo a Malta perché hanno girato lì però hanno ricostruito praticamente solo un terzo del Colosseo e solo il primo girone, hanno costruito anche la curva, la tribuna, e poi l'hanno duplicato, l'hanno aumentato in post-produzione. E la cosa interessante in realtà è che hanno davvero costruito il velarium. Nel senso che il Colosseo, originariamente ai tempi dei Romani, aveva come i stadi per la Champions la copertura fatta di vele per quando c'era il sole. E l'hanno effettivamente costruito un sistema di 17 vele per poter fare ombra, perché la parte che girava non gli serviva in ombra, il Colosseo non poteva essere sempre tutto in luce perché era brutto fotograficamente parlando. E quindi hanno effettivamente l'hanno costruito con la tecnologia dell'epoca. No, sono in erba. Oddio, nel senso, spero per loro di no. Okay. Però il concetto è che l'altra cosa complicata, aspetta che c'è scritta qui da qualche parte. Penso tu che roba, mamma mia, avevano, che firmo. Stanno matti. Avevano una quantità di comparse infinita. E erano tipo 3.000 comparse che ogni giorno arrivavano lì, erano vestite da romani. E praticamente hanno dovuto assumere degli steward, tipo quelli degli stadi. Consulenti del vestito. Però no, degli steward, tipo quelli degli stadi, perché le comparse venivano pagate con un assegno a fine giornata. E quindi ogni volta che loro davano fine riprese, si creava la situazione stadi, no? Tutti quanti che si ammazzavano per andarsene, andare a prendere il... E quindi quello che succedeva è che fine set, ok, pronti tutti a casa, c'era tutto un gruppo di persone che diceva perfetto ragazzi, adesso con calma esce prima quel settore e quel settore usciva e andava via, poi quel settore usciva e andava via, quindi di fatto era proprio uno stadio vero, cioè nel senso dovevano proprio uscire con calma, ordinati, come quando ci sono le tifoserie che sanno che si corcano, quindi fanno uscire tipo a mezzanotte la tifoseria di casa e alle 3 di notte quella in trasferta. Che poi ragazzi, mi ricollego un attimo a sto fatto, no? Io ho visto, cioè quando ci stanno così tante persone nei film, voi vi viene mai da concentrarvi su guardare quello che fa la faccia stupida? Sì. E nel gladiatore, io nella battaglia, io vedo la battaglia, allora mi sono un attimo messo a vedere la battaglia. Sì, ma c'è gente che ride, raga. C'è gente che ride con i romani e barbari che ridono. Mi giuro, se Dio, mi sento male, mi sono sentito male. Sì. Se non quelli che ridono. Ti giuro, c'è la parte iniziale quando quello fa gli tira la capoccia del cavallo là, cioè del tizio sul cavallo, sempre storta.
quando si poi scontrano, si vede in basso a sinistra c'è sta la gente che ride, ridono mentre ma non si mette, raga, fa troppo ridere, giuro di Dio. Perché no, secondo guardarlo. Me quel punto è un panico, secondo me come regista dove gesti 3000 persone che devono fare ognuno una roba, poi a quel punto dici vabbè. Sì, a chi tocca il segrugno. No, ma pure io se facessi la comparsa, ti giuro di Dio, se passa io farei tipo in mezzo a tanti, però tipo allora ci sono tante cose, nel senso, c'è in Casino Royale, no, in Quantum of Solace ci sta a un certo punto una comparsa sul fondo che sta spazzando a terra, però se ci fate caso invece di spazzare a terra sta spazzando l'aria, cioè sta lì che non sta, cioè sta tipo a 30 centimetri dal terreno con la scopa, e questo perché vi spoilerò quello che è successo. Sicuramente il fonico gli ha detto: mi raccomando, non spazzare davvero, perché sennò sulle battute del personaggio sento sotto tutto il tempo srum, 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 della scopa. È solo che nessuno gli ha specificato: ok, non spazzare però a mezzo metro da terra, nel senso, vabbè, non spazzare davvero l'aria. Dite, però come fai a spazzare senza spazzare, cioè è una cosa complessa. Ma infatti è impossibile, semplicemente il concetto è che ognuno poi sul set si parla, cioè cerca di portare acqua al proprio mulino, quindi il fonico dice io non voglio la battuta sporcata dal rumore del coso, e poi ci dovrebbe essere l'assistente che gestisce le comparse, e vado al fonico e dice senti, tutto bello, però non può essere poi la comparsa che spazza l'aria. Evidentemente non se ne è accorto nessuno, e quindi il fonico c'ha la sua battuta, ma sul fondo di Quantum of Solace ci sta il tizio che spazza l'aria. Però pensa il fonico che dice cazzo, effettivamente parlando ha preso troppo sul serio quello che io avevo chiesto. Esatto, no, fa molto ridere. Non so se riesco. Io faccio una domanda a voi, visto che abbiamo parlato di Space Jam, no? Ma questo secondo film di Space Jam, io non so se tu, Dario, puoi parlare, non so se hai un programma, progetti legati a questo film, altrimenti puoi insultarlo come... Cioè, cosa ne pensi? No, io penso che sia... Non lo fai soldi. Dici proprio mucca da mungere. Ma sì, cioè... Dicevo che dovevano farlo, Eh sì, infatti era un botto che si vociferava. A me la cosa che un po' ha fatto rosicare è che hanno messo in mezzo tutti, ci sono tutti. I drughi, ci stanno, cioè veramente hanno messo in mezzo qualunque tipo di... Tutto film, tipo, no? Sì, qualunque film esistente che c'ha la poi Warner. Sì. Warner, sì, ma perché adesso la Warner è proprietaria di tutto e quindi hanno potuto inserire all'interno, l'hanno fatto anche loro, il loro multiverso, quindi c'è Game of Thrones, ci sta... È quello che dico io, sempre vogliono fare sempre un multiverso. Sì, ormai tutti, pure la Lidl mo lancia il suo multiverso. Sì, che le ciabatte di colore opposto. Esatto. Però vabbè, sono un grande fan della Lidl, se la Lidl mi vuole come sponsor, io sono... Ma mo dicono pure che... Non c'entra niente questo, che il nuovo film là, Takeshi's Castle della Marvel, sia figo. Takeshi's Castle me l'ha fatto. Tu dici Shin-chan, Shin-chan e Shanghai Lash. Ragazzi, calcola che io pensavo che stesse facendo un film su Takeshi's Castle, poi ti ho detto ma pazzesco. No vabbè, dicono che sia bello. Io ho sentito pareri contrastanti, nel senso che ho visto Victor Laszlo che ha detto che è abbastanza stupido a livello di trama, ma molto figo a livello visivo. Anche Canella ha detto così, invece ho visto anche tipo Violetta che dice che gli è piaciuto. Secondo me è il tipico film che te siedi, te lo vedi, fanno a pizze, asiatici. Figo. Fine, cioè non c'è altro. Allora in realtà dovrebbe essere, arrivo io che rovino la festa a tutti, dovrebbe essere, dicendo parole a caso, dovrebbe essere un tentativo della Marvel di fare un film Wuxia, che sarebbe il Hero, la foresta dei pugnali volanti, quel concetto lì, no? Fanno è una roba molto molto orientale in Cina, e infatti il film Shang-Chi per quasi metà è in cinese sottotitolato, diciamo che è una sorta di tentativo di prendersi il mercato cinese, di fare un film americano ma che possa essere accessibile al pubblico cinese all'inizio. Esatto, però se la parte, io quello che mi preoccupa un po' è la parte coreografica, perché poi ciò che rende fichi i film Wuxia, ovviamente oltre alla trama, rimane tutta la parte di combattimenti, sono quelli che tu vedi in Hero e fai a massa, che figata. Bomba.
Quindi sì, se diciamo quella è stata fatta bene è fica, se è stata fatta come al solito tutta mezza CGI e mezza no è un po' niente. E io ho visto nel trailer c'è la scena di loro che fanno a pizze su questa specie di palazzi in costruzione e ci sono dei momenti alla Jackie Chan, ma ci sono anche dei momenti proprio brutta CGI, cioè non brutta di CGI, no, perché la Disney c'ha i soldi da tirare in faccia alla gente, però CGI media. Diciamo. Comunque io adesso voglio vedere il film di Takeshi's Castle in generale. Ammazza, a me di Shang-Chi non me ne frega più. Se tu lo scrivi, noi lo giriamo. Ragazzi, bisogna farlo che all'ultimo lui riesce a bucare il fogliettino di carta con quel cazzo di robottino che guida. Che praticamente, dai, cioè, vi ricordate che all'ultimo a Takeshi's Castle c'era quel gioco impossibile? Il gioco sì, impossibile. Ma qualcuno ha mai visto un episodio di Takeshi's Castle in cui nel combattimento finale, quello con i go-kart in cui si sparavano, si vince? No, io non ho mai visto. Io non ho mai capito un cazzo proprio. Non solo era l'unico doveva gioco vincere in cui non si capiva un cazzo, perché gli altri erano tutti fighi, erano tutti divertenti. Arrivavano al finale e dici, ma chi è chi? Quale principio? Era proprio generico. Andate, fate. Ero un grandissimo fan di Takeshi's Castle, però quella roba bello. È proprio incomprensibile. Ragazzi, vi ricordo che siamo tutte le donazioni che farete e fate in questo momento andranno all'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Siamo a 1700 e passa euro raccolti, quindi donate. Ringrazio un po' di gente. Anna Scaiusi ha donato 10 euro. A un anonimo ha appena donato 15 euro, Ayub El Ziani ha donato 10 euro, Alessio ne ha donati 5, Lorenzo ne ha donato 11, quindi ragazzi grazie mille a tutti quelli che stanno donando e dagli tutto perché andiamo a sostenere un'associazione che fa un lavoro fico. È importante, insomma, non è su. Esatto, dai. Esatto, dai. Donate. Tra l'altro, scusami, Daniel dice ci sono state più persone sulla Luna che persone che hanno vinto Takeshi's Castle, che effettivamente mi sembra. No, ma magari hanno anche numero. Vinto, ma noi non abbiamo mai capito. Questo non abbiamo mai visto, magari. No, ma poi c'era, poi hanno cambiato, è diventato il laser all'ultimo. Perché non avrebbe più l'acqua, perché praticamente i nemici c'avevano il triplo strato di Scottex e tu c'avevi la carta velina che facevi così e se bugava, cioè quindi era impossibile. Era un po' uno scambio. E poi tra l'altro Takeshi's Castle, per i più anziani, era a mai dire Banzai della Jalapa's Band inizialmente. Ah, no, poi io è diventato solo commentato all'Ille Takeshi's Castle. No, prima era a mai dire Banzai, io mi ricordo quando io non la ricordo. Band. Però anche però faceva ridere. Comunque non c'entra. Poi c'erano gli episodi speciali, quello che i genitori, no, padre e figlio. No, quello non me lo ricordo. Ammazza, ragazzi. Scusatemi, ricordi di Takeshi's Castle. No, in realtà volevo parlare di un'altra cosa. Esatto. Con Moon. In generale, una questione relativa alla CGI e a magari tu come la vivi all'interno del mondo dei videogiochi. Nel senso che l'altro giorno io rivedevo alcune immagini di Alien e sono ritornato a quell'immagine del fatto che loro hanno costruito il set con l'alien gigante nel primo in miniatura e poi per fare le riprese hanno usato dei bambini nelle tute spaziali in modo che non sembrasse tutto piccolo e pensavo che non fossero nani. Erano i figli di Ridley Scott. Infatti sono quasi sentite male il monossido di carbonio, tutta la storia. Beh, andate a vedere il come cazzo hanno fatto su Alien, si sa se volete Scott saperlo. Stanno sul cazzo i suoi figli, questa è la verità. Era un modo per liberarsi. Esatto. E niente, ho pensato, ammazza, è cosa ingegnosa, è cosa fica adesso con la CGI, eccetera, eccetera. Io però penso che il problema sia semplicemente che degli ingegni che si fanno a livello CGI nel cinema in generale, di computer quando si tratta di videogiochi, noi siamo troppo ignoranti per capirli, cioè io personalmente sono troppo ignorante per andare a capire quanto è geniale il metodo che magari ha usato tizio X per ridurre il numero di poligoni di un determinato modello per poter fare in modo che comunque potesse essere possibile gestirlo. Cioè il problema non è che la gente ha smesso di avere intuizioni fiche per risolvere un problema in maniera pratica, è che sono cose per cui devi capire molto di quello che succede. No, sì, cioè nel senso devi proprio, allora in realtà infatti sono tecniche che o le sai o secondo me non è che, oddio, te puoi pure inventare un modo di trovarlo, però alla fine è sempre qualcosa che da cui hai preso spunto. Faccio un esempio, cioè
Allora, per dare, cioè nel mondo dei videogiochi, no, se io devo fare un personaggio super dettagliato, super high poly, cioè super fatto perfetto, che tu vedi rughe, nei, cioè che, comunque clamoroso, un main character di un videogioco, cioè tu nel main, nel main character lo devi sempre fare, cioè lo devi fare ottimizzato, perché non te può fare una cosa super, super figa e poi però il gioco non regge, non, tipo God of War, il personaggio God of War lo fai super bello, però poi dopo lo metti in gioco e tre frame al secondo, sì, ti rompe la macchina, te la distrugge. Quindi tu come funziona? Devi adattare quello che è un high poly, quindi un prodotto di qualità, lo devi adattare sempre a un, che cosa? A un prodotto ottimizzato, a qualcosa tipo di low poly. Per, quindi per questo esempio magari tu fai il modello strafigo su ZBrush, quindi tu là ti metti a fare tutti i dettagli in high poly clamoroso, poi però fai lo prendi, lo porti su Maya, faccio un esempio, poi ci stanno tanti programmi, a me mandano un segnale a farlo così, però ce ne sono tanti, lo porti su Maya e lavori in low poly. Una volta che l'hai fatto il low poly, che fai? Prendi, lo ottimizzi low poly al massimo, quindi levi, lo limi, è proprio un limaggio, lo limi, gli diminuisci i poligoni al massimo, lo fai ottimizzato al 100%, poi prendi, che cosa? Lo riporti su un altro programma, oltre a ottimizzarlo lo fai, che cosa? Lo fitti, quindi con quello che hai fatto in high poly, quindi metti l'esterno, tipo un guscio praticamente, metti tutto il dettaglio che hai fatto in high poly, quindi in altissima definizione, lo metti su un modello che però è in bassissima definizione, cioè in bassa, è ottimizzato. Quindi tu fai questa cosa, pam, la mergi e quindi dai all'occhio umano e alla l'idea che il prodotto è straclamoroso, però in realtà è low poly, e quindi alla macchina in tempo reale, ad esempio a un Xbox o una PlayStation, gli dai modo di poterlo fare, cioè di farlo girare a una cioè non a una risoluzione, vedete, con dei frame decenti senza che esplodi tutto. Questa è una cosa che può, se lo sai, estremamente pratico come concetto, no? Immagino una persona che la prima volta si ha detto: sai cosa? Possiamo fare una cosa fichissima, poi fare una versione meno fica e poi trovare una maniera di riportare alcuni dettagli, no? Che avrà avuto un'idea geniale, però una, come dire, una cosa che è difficile da capire per il grande pubblico, mentre se io ti dico è stata fatta una miniatura e poi sono stati usati dei bambini per farla sembrare più grande, come fai? È più, non lo saprai mai, cioè, dice roba... più facile capirlo. Ah sì, ho capito che dici vabbè, tu pensi wow, quanto erano bravi all'epoca a fare tutte queste cose. Questo è sempre il problema che noi affrontiamo poi anche nei come cazzo hanno fatto, che questa è proprio una statistica, e come cazzo hanno fatto che parlano di film che ci sono una grossa parte fatta a mano di artigianato concreto, la gente sta in mega fissa, sono contentissimi, gli piace sentirsi dire appunto questi magari questi aneddoti o questi rimedi così all'ultimo secondo tirati fuori anche dal cilindro. Quando invece parliamo di gente che poi sono artigiani allo stesso modo, perché quello che ha appena descritto Dario è un processo che è quasi artigianale, soltanto che invece di averci la statuetta davanti che la fai con lo scalpello, certo, lo fai su un computer. No, ma tecnicamente alcune volte lavori proprio pure, cioè lo fai con lo scalpello, sì, cioè sì, noi pure esatto, lavoravamo prima, con la plastilina, diciamo, che te facevano fare un po' prima un modello così, perché poi dopo quello che fai sul ZBrush è uguale, cioè tu dai materia al programma, ma è come se fai con la plastilina. Esatto, però nel momento in cui è digitale per la gente vale di meno, non ho mai capito questa cosa, perché è il computer. Cioè perché però loro no, magari non sanno che tu stai là, che con la tavoletta grafica che devi mettere là, che poi dopo tu c'hai, e la cosa difficile di un 3D artist è che tu non è che inventi, arriva il 2D artist che ti dà un concept e dice è questo, e ti dà le varie, ti dà il front, il dietro, il rear, vabbè, ti dà tutti il top, ti dà tutte le, diciamo, le facce, bravissimo, però non è che ti dà un'idea del 3D, trovo a caso, bravissimo, bravissimo, però non ti dà tutto il 3D, ok, e quindi tu il 3D artist che deve fare, deve adattarlo al 3D, e quindi tu devi lavorare su quello, e non è così scontato, perché tu devi vedere una cosa piatta, ma gli devi dare una profondità in 3D, certo. Ma infatti io una cosa che mi sono sempre chiesto è: non è, per quanto più potente, non è molto più difficile modellare una cosa in 3D, perché cioè alla fine stai lavorando su uno schermo che è in 2D, cioè quando tu modelli sulla plastilina puoi girare intorno al tuo modello, lo guardi, ti ci sposti, metti. Invece quando il modello in 3D stai davanti a uno schermo che in una maniera o nell'altra rimane piatta, quindi dipende, però, perché i programmi in generale ti ricreano sta cosa qua,
cioè tu puoi vedere tipo immagine perspective mode, mi sembra che si chiama, non mi ricordo mo, è da un po' che non apro ZBrush, o altri, ce l'hanno un po' tutti gli altri programmi, che ti dà, fa un gioco di luci e ombre uguale, e quindi tu puoi navigare dentro sta cosa, quindi ce l'hai l'idea, perché tu giri proprio la visuale, la fai. Poi la facilità del computer è che tu, se tu lavori con la plastilina, non puoi fare control Z. Certo. Sei fottuto. No, ma infatti era quello che dicevamo spesso con, sicuramente una cosa che rende questo tipo di lavori molto affascinanti quando li raccontiamo è che l'abilità, tra virgolette, richiesta è la stessa, cioè la capacità di scolpire o di fare quello rimane, sì, il quello. Tempo magari quello che cambia dice. Il tempo è il bucio di culo. Infatti io concetto... scusate se mi leggo a sta cosa del tempo, che oggi come oggi, cioè sia per quanto riguarda il mondo del cinema, del, di artist, cioè chi fa queste cose qua, effetti visivi, cioè conta la bravura, però se tu sei veloce certo. vale il doppio, cioè se tu sei veloce e bravo, perché ok, soldi comunque, puoi essere bravissimo, sei il più forte del mondo, ma se ci metti 6 anni a fare una cosa, la deadline è importantissima, devi essere straveloce, no, perché vabbè, succede quello io che ringrazio tanto, però... Drew che ha donato 10 euro dicendo bella bibro, e poi due anonimi hanno donato, uno 15 euro, uno 10 euro, e Maria Stella 5 che si è risubata per il 14° mese. Volevo dire, dicendo... no, vai, scusa, finisci. No, volevo dire che poi purtroppo succede ultimamente sempre di più nel mondo dell'intrattenimento, sia cinema o videogiochi, che spesso su alcune proprietà intellettuali viene fissata prima la data di uscita di quando si inizia a lavorare sul progetto, e quindi il problema diventa, noi non sappiamo, tipo quello che è successo con Cyberpunk, no? Che a un certo punto hanno detto ok, i publisher hanno detto ok, il videogioco deve uscire questo giorno, e allora ho detto ragazzi, noi non faremo mai in tempo, attaccate per cazzo, e quindi poi è successo quello che è successo. Sì, perché poi c'è tipo il crunch, mi sembra il crunch time, sì, si chiama, una cosa del genere, sì. Dove tu ragazzi, cioè, non lavori 22 ore al giorno, cioè, esatto, non c'è tempo, devi lavorare, punto. Ma adesso esatto. Si stanno un po' scoperchiando il mondo delle varie software house, tra pure quella roba che è uscita fuori, chi era? Era Activision, no? Cosa Activision, era? Sì. Vabbè, quello è più uno scandalo, più che a livello tecnico, proprio di persone sì. Però ridicole. Diciamo che, cioè, secondo me, a livello proprio di... Cioè, stanno che, cominciando a che uscire mo controllano fuori... che mo esatto. Tutti gli altarini, ma infatti pure EA, cioè, mo tutti vanno dietro. Esce perché fuori. Ma anche perché, secondo me, scusate, dopo la pandemia, okay. Cioè... L'unico, parliamoci chiaro, un mercato che tutti sono andati giù e uno è andato strasù è quello videoludico, quindi certo. Cioè, e quindi cioè, vai a controllare pure questi qua che fanno, perché hanno fatti troppi, andiamo un po' a vedere. Magari il problema sia relativo al fatto che i lavori che creano prodotti di intrattenimento, che siano videogiochi, film, fumetti, insomma, quelli che richiedono uno sforzo artistico, si basano molto sul fatto che dentro ci sono persone che lo fanno molto per passione, nel senso, in banca magari uno può piacergli tanto il proprio lavoro, però non è che io lavoro perché mi piace tantissimo fare i numeri che ci sono in banca. Vabbè, mi piace comunque il mio lavoro, però non c'è un orgoglio personale, esatto. E invece quello che succede è come nel caso della ILM, no? Quel tizio gli hanno detto zio, il T-Rex non lo devi fare, non sono cazzi tuoi, non l'ho fatto perché era una passione, no, io lo voglio fare lo stesso perché voglio vedere se riesco a farlo. E quindi secondo me quella piccola, no, ci sono studi come CD Projekt Red che alla fine si basano proprio sul fatto che a loro gli piace fare quella roba, loro sono orgogliosi del lavoro che fanno, e quindi c'è quella sottile linea tra se sei davvero orgoglioso del lavoro che fai, non ti importa quanto lavori pur di farlo bene, d'altro lato però comunque sono un essere umano, io divento matto, cioè, e quindi purtroppo succede questa cosa viene sfruttata poi da chi se ne approfitta. Ma guarda, succede, ti faccio un esempio, allora nel mio piccolo, perché io sto facendo un videogioco, cioè praticamente dal 2017, okay. Eppure noi che da indie game, cioè ti metti in live, fai 6 di notte uguale, cioè perché certo. Te ci devi mettere, quindi la passione non... e questo è quello che si ritorna, figurate se c'hai dietro una persona che sta là e te bacchetta, e ci deve essere pure la passione, perché sennò non reggi quei ritmi, non li reggi, perché tu là devi considerare che sono 100 persone che ci lavorano, non 5, 4, certo. Cioè là sono un gruppo di 100 e non fai in tempo con budget infiniti. Su sto tema, secondo me dovreste, non so se l'hai visto Dario e la chat, ma Mauro penso l'abbia visto, Free Guy, sì. Io non ho visto ancora il film.
Allora, il film, ragazzi, a me è piaciuto tanto, nel senso che... Il terzo atto sputta un po', però sì, i primi due sono molto interessanti. Cioè, è il film che è un'idea fica, innovativa, secondo me, riesce a giustificarti perfettamente tutta una serie di cose, e poi soprattutto ti diverti, ti siedi, ti intrattiene, e c'è un tema forte che è la presa per il culo di tutte le software house gigantesche che vanno a pensare solo a fare... i mega soldi senza i soldi il prodotto che tirano fuori. È male, è un film che mi ha sorpreso, io mi aspettavo fosse una roba molto meno pensata, invece il tema funziona, la tema motivazione principale dei personaggi è da cinema, vado al cinema? Sì, secondo me sì. Perché gioca tanto sugli effetti del fatto che sta dentro un videogioco. L'unico problema farò il fastidioso, spero che non mi senta Maurizio, che tra l'altro ieri nel suo compleanno, ciao Maurizio Merluzzo, il doppiaggio, stai per dire. Purtroppo è il doppiaggio, non per una questione di capacità o incapacità dello stesso, ma per via dell'adattamento, nel senso che nel mondo dei videogiochi ci sono un sacco di termini in inglese, uno su tutti, le skin, no? Per dire il personaggio che uno sceglie di giocare, si usa il termine skin, e il film Free Guy è pieno di giochi di parole sul fatto che lui, non sapendo di essere dentro un videogioco, gli viene detto del gergo del videogioco e lui lo interpreta in maniera letterale, tipo quindi Dario, per farti capire, esatto, gli dicono e lui, ma perché hai scelto questa skin della tua pelle? E lui diceva perché metto la crema idratante, capito? Questo è il concetto. E solo quindi che... sono tutte cose che in inglese funzionano, se lo vedi in lingua originale con i sottotitoli funzionano, se lo vedi in italiano è tutto un pastrocchio di lui che... quello gli dicono skin e lui capisce pelle in italiano e quindi gli risponde come se avesse capito pelle in italiano. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito, vabbè, non... Vabbè, magari gli hanno un posto, secondo voi? No, vabbè, no, che non c'è soluzione. Non suona bene, cioè proprio o cambi qualcosa o non suona bene. No, sai che è? Che tipo, cioè, io non puoi dire pelle. No, esatto, perché cioè, non puoi dire pelle perché in italiano uno quando usa skin in quel termine usa il termine skin in inglese, quindi cioè... Come se adesso dicessi pushare, non esiste un termine italiano per dire pushare, no, dici andiamo all'attacco, esatto, però non ci sta neanche nel labiale, però comunque poi soprattutto è un gioco di parole che so tipo un minuto di film, quindi manca a dire, dici vabbè inventiamosi qualcos'altro, c'è una roba, torna anche più volte, cioè più volte, esatto. Succede che lui dice ma perché parlare tutti quanti della mia pelle, perché tutti quanti parlano della sua skin. E quindi questa è l'unica cosa che ti tira. Beh, se diceva un aspetto, perché parlare tutti del mio aspetto? Vedi, dovrò inventarsi. Apriamo la nostra società di traduttori. Doppiaggio, non traduttori, vabbè. Mai fatto. Io ringrazio Enrico che ha donato 20 euro e dice ciao Cano, ringrazio per l'intrattenimento e per la raccolta fondi per una malattia così invisibile ma che condiziona tanto la vita di chi ce l'ha. Grazie mille Enrico per i 20 euro. Vai Marco, ti prego. L'altra cosa che per esempio mi ha dato molto fastidio dell'adattamento è che i doppiatori, forse perché non sono videogiocatori, nel momento in cui devono usare termini del mondo videoludico, quindi tipo killare, sembrava di sentire mia nonna, cioè parlavano normalmente, cioè doppiaggio giusto, poi nel momento in cui c'è uno che dice devo killare, pushiamo perché devo killarli, diventava e allora pushiamo perché devo killare, e poi tornavano normali, ti giuro, lì mi ha un po' fastidio. Tanto so che c'è Giorgio da qualche parte. Giorgio fa un video, però non vorrei spoilerarlo, però sì. Io ho scritto, io non so riuscire a capirlo. Anch'io. Alla banca c'è un lui. Io pensavo io avessero fatto doppia ninja, perché ho detto vedi Giorgio doppia ninja, ci sta. C'è niente, vabbè. Dobbiamo fornare la nostra, perché avremmo deciso anche comunque in realtà hanno messo un botto di creator, c'era Ninja, c'era Jacksepticeye, c'era sì, questa è la cosa più figa del film, perché ci sono un sacco di momenti che praticamente lui diventa famoso nel videogioco. E quindi ci sono gli streamer che lo seguono e lo spettano mentre lui sta praticamente giocando. E quindi ci sono un sacco di momenti in cui c'è proprio la schermata di Twitch, la schermata di YouTube Live, che delle persone che sta, cioè è come se te mettessero in un film italiano e un'inquadratura fosse tu col green screen dietro che fai vedere una roba del film, capito? Con le esatto, tipo che spara una cecchina e faccio bruschettina, e lui fa bruschettina, cioè, esatto. Che figata. È stata fighissima quella roba.
Comunque, in realtà, tornando a quello che dicevamo prima, c'è una cosa che io non ho scoperto, perché il motivo per cui facciamo questo format è perché io non mi so fare i cazzi miei, essenzialmente, e riempio il mio cervello di nozioni inutili su come hanno fatto le cose. È un episodio crossover, è quello in cui adesso vi racconto di Crash Bandicoot. Nel senso che tempo fa ho scoperto la storia di Crash Bandicoot ed è incredibile a livello di making of del gioco, perché all'epoca della PlayStation 1 Crash Bandicoot ha spinto al massimo quello che è il motore grafico, la potenzialità, il motore grafico della PlayStation 1, perché, per farvela in paroloni, la enorme differenza all'epoca era che c'era la PlayStation e c'era Nintendo. Il Nintendo usava le cartucce e la PlayStation usava il CD. Ok, la differenza è che uno era incredibilmente più capiente, il CD ci potevi mettere più roba, ma era molto più lento da leggere, e al contrario invece la cartuccia era molto meno capiente ma istantanea, cioè c'è lo stato solido, penso che erano ancora già come tipo di tecnologia. Io una purtroppo roba sono ignorante su questo punto, però ti dico di sì, insomma, una tecnologia molto 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 veloce. E quindi il problema era che tu potevi metterci tutti quanti i dati che ti parevano su un CD, ma per caricare un livello ci voleva comunque un botto di tempo, che la PlayStation era piena di, la PlayStation 1 era piena di, no, erano ancora, se leccavamo i CD, ragazzi, possiamo dirlo, leccavamo i CD per farli funzionare. Se io lo facevo, la mia chi alitava, io leccavo pure quando proprio era l'ultima baluardo. Se non funziona più. Quando c'era quel momento che tu mettevi il CD, partiva il loghetto PS1 e poi dici ti prego, vai avanti. Andava avanti, dicevi sì, meno male. No, e la questione è praticamente, se ricordate, Crash Bandicoot il primo, rispetto a noi parlavamo prima di Tomb Raider, no? Tomb Raider aveva tutti questi poligoni quadrati, le stanze erano tutte quadrate rettangolari, lei era tutta quanta rettangolare, e invece i livelli di Crash Bandicoot erano tutti quanti storti. C'erano tutti questi poligoni, e praticamente come ci sono riusciti? Loro si sono resi conto che potevano farli particolarmente complessi se riuscivano a dividerli in fette, e il percorso faceva in modo che tu non potessi vederlo tutto di seguito. Ok. Quindi, la telecamera prendeva soltanto a blocchi. Esatto, non avevo un corridoio di cui vedo fino a un certo punto e un angolo. Esatto, poi il motivo per cui i livelli di Crash Bandicoot sono tutti quanti girati, perché in quella maniera loro potevano. Non è un concept di gameplay che poi loro hanno implementato graficamente, ma è una soluzione per misto. È una via di mezzo, nel senso, è sicuramente una roba a livello di gameplay, loro volevano fare una roba così, però per poter avere gli scenari così, così particolari, così ricchi, così all'epoca, mo puoi pure farlo, però ecco, se fai sta cosa che dici tu, praticamente che succede? Che fai più FPS perché c'è la macchina, spingi di meno perché devi guardare soltanto determinati punti e va meglio. Ovviamente se tu devi guardare un open world enorme, però questa era una delle prime soluzioni che hanno trovato, che è stata buona comunque. Sì, che è stato, c'era Super Mario che andava dove cazzo gli pareva dentro il mondo, ma il punto è che era molto meno dettagliato il mondo di Super Mario, no? Super Mario 3D. Su Nintendo andava dove, esatto, il primissimo 3D di Super Mario, andava dove gli pareva perché era molto veloce a caricare, e quindi poteva caricare l'intero livello tutto insieme, ma non era in grado di leggere, di avere tutti quanti quei dati. E invece al contrario la PlayStation poteva avere tantissimi dati sulle texture, tutte le cose, solo che poteva caricarne un pezzo per volta, essenzialmente. Tra l'altro questo argomento è pazzesco, perché noi alle 8:05 questa sera avremo a Opinioni Pericolose il team di Every Eye, e parleremo di un tema che per la prima volta Opinioni Pericolose porta dentro sia videogiochi che film, cioè se i remake hanno rotto il cazzo o meno. La questione, perché uno, quando io ho sentito questa roba, anche nei videogiochi, che l'ha proposta il Fossa insieme a Marco, ho detto sì, zio, hanno rotto il cazzo. Mi sono fermato un attimo a riflettere, e non è così scontato, perché ci sono tanti remake, tipo nel mondo videoludico io penso a Demon's Souls, che cazzo ne so, lo stesso Diablo 2 che esce adesso, Resident Evil 7,
C'è n'è di roba che hanno fatto figa, quindi stasera parliamo anche di questa roba, ragazzi. Sai qual è il problema? Questo io faccio un piccolo appunto qua. Vai. Del remake è che tu pensi? Non pensi comunque un remake, secondo me se un gioco lo rifanno fatto bene ci sta. Il problema è che tu pensi questi non c'hanno più idee, fanno remake, che palle. Eh sì, diciamo che però ad esempio, cioè, secondo me spesso il problema vero è che noi, dal punto di vista, noi che lavoriamo in quest'ambito creativo, secondo me abbiamo una visione della creatività diversa da quella delle persone. Cioè, una persona media pensa la creatività è l'idea alla base di una storia, ok? Invece non è solo quello, perché ad esempio io ti dico, in Final Fantasy VII, mo vabbè, mi sto spoilerando degli argomenti che magari potrei usare dopo, comunque Final Fantasy VII a livello creativo c'è tutta la svolta sul combat system, che l'hanno cambiato e l'hanno reso action a fasi, ma anche action, e quella è una roba che la storia magari non te la impatta, ma creativamente ti cambia completamente il videogioco, per dire. Quindi secondo me ci sarà da parlarne molto dopo. Io, dato che c'è Dario, voglio parlare di una cosa oggi. Dimmi. Voglio dire una cosa, vai. Voglio sapere cosa ne pensate. Ma voi non trovate che sia la cosa più fastidiosa del mondo quando in un film, una serie, un qualsiasi prodotto stanno giocando a un videogioco? Aspettate, prendo un joystick. Ecco qui. Stanno giocando a un videogioco e mentre questo. Giocano fanno questo. E tu dici, ragazzi, cosa state facendo? Ah, cioè, che fanno finta. Chi gioca ai videogiochi così? Che cosa? Che gioco è? Che va, no, più che altro, com'è possibile che non sanno come si fa? Chi è questo che mi chiede? Sì, c'è P, il consulente per caldo. Chiama Moonride e ti dice, oh, guarda, per fare una... Cioè, gli fai fare due gameplay al tizio. Che cazzo ci vuole? Oppure fai il consulente del pad, della tastiera... Consulente videoludico, videogame. In Free Guy io ho apprezzato che quando loro stanno alla tastiera e stanno giocando sono credibili, per quanto mi riguarda. Cioè, non è... Sì, la tastiera è relativamente più facile. A me i joypad mi distruggono questa questione. Ma secondo me è perché il punto è che spesso è poco cinematografico. Cioè, se io sto giocando a Call of Duty, alla fine uso solamente questi due tasti e li uso in questa maniera e ogni tanto uso questi qui. Cioè, non faccio molto altro, non faccio... questo gran movimento di dita che qualcuno si immagina. Questo prima che ci mandassero il joypad, sì, c'è ancora meno perché il joypad quelli sì, stai, c'è quello con qua. Mille tasti, no, io c'ho questo qua con i tasti dietro, però insomma, quello vola. Ecco, ci ha dovuto far vedere perché è una casata. Merito mio se ce l'ha. Esatto. Ringrazio, devi ringraziare se fai più kill. Io ho giocato a Warzone per tipo 6 mesi e poi mi sono proprio rotto il cazzo. Stava rovinando la vita. No, cioè, è proprio un gioco che... Allora, io lo dico sempre con Matteo. Vabbè, io sono un videogiocatore, diciamo, casual. Un casual gamer. Tendenzialmente vado a storie. Cioè, tipo, The Last of Us, sto in fissa perché la storia è pazzesca, il videogioco è pazzesco. Cioè, vado più sulla narrazione che sul videogioco. Più sui single player. Sì, esatto, preferisco quello. Cioè, per esempio, a me già gli open world mi hanno mezzo rotto il cazzo perché ormai... Cioè, io sono voglio la storia fica. Poi dopo mi puoi mettere quello che ti pare dentro, ma se la narrazione non mi regge, mi rompi i coglioni. Giocare a Warzone, quando sei una pippa tipo me, o tipo Matteo Bruno, è come giocare a carcetto, ma i primi che becchi sono Ronaldinho, Ronaldo, cioè, entri, boom, morto. Poi dopo entri, boom, morto. Costantemente così, cioè, che palle. Perché poi all'inizio... gliela fai ancora perché sono tutte pippe e qui sei un minimo normo all'inizio, proprio quando esce il gioco tu dici, esatto, no, ma a parte quando esce il gioco, pure quando tu appena entri ti mettono insieme alle pippe, se c'hai coordinazione mano cervello basica non hai problemi psicomotori, ce la fai. Ma come fai 4 kg in più, entri nelle lobby con te Power e Francesco, sì, esatto. Pasta de Jagal, che porca puttana, no, potrebbe fare i competitivi che te rompono il culo, diventano rottura e diventa infattibile. Sì, infatti dovrebbero fare secondo me proprio Warzone per problematici, una nuova, tipo, cioè, proprio... new entry, esatto, lo so, DLC, lo so. Capito, vabbè, ma che te frega, tanto ma io, però in gioco. C'è una cosa, cioè, sicuramente anch'io gioco tanto ai single player, però c'è questa cosa del sapere che quando ammazzi qualcuno c'è qualcuno dall'altro lato che sta rosicando come un cane. Allora, io prima amavo i single player, ci giocavo un botto, poi World of Warcraft, raga, mi ha cambiato totalmente, cioè, perché gioca con altre persone che stanno come me,
Ma proprio cambiato tutto. Però il momento di intimità è il single player. Cioè, quello sì. Il single player è il momento dove sono le due di notte. Io non voglio sentire nessuno. Mi siedo, sento il gioco e sto là e via. Figlio di qua. Ad esempio, la cosa secondo me ancora non sono riusciti a fare con questi, diciamo, i Battle Royale, che è tutta sta roba qua. Non riescono a integrare la parte narrativa. Cioè, ma di non base. È possibile. No, è allora si potrebbe fare. Capito? Nel allora, 2021... quando un po' c'è sta a provare, però vai torna avanti indietro nel tempo. C'è una mini storia. Però il fatto è che è multiplayer, quindi non glielo puoi dare spessore. Perché multiplayer ti dà la storia. Fidate, tu entri e vuoi però spaccare culo all'altro. Però perché l'hanno deciso, hanno deciso di impostarlo così. Perché, per esempio, Warcraft, io stavo in fissa. Perché sì, è. Vabbè, che è un altro tipo di gioco. Sei. Però Warcraft, Warcraft è la parte narrativa nella briscola. Vabbè, Warcraft è clamoroso perché tu alla fine giochi anche con gli altri nella storia, esatto, non perché... solo contro gli altri. È quello fatto. Invece su Warzone tu giochi con amici tua, però per vincere una partita. Secondo me dovrebbero trovare un modo. Poi io non so qual è perché non ne ho idea. Però a livello narrativo di implementare quelle cosette che ti possono dire, vedi, cioè è figo. Poi a parte, non so, Dario, se tu l'hai mai fatto, io ho fatto roba pazzesca che se te dovreste fare tutti e fare una live evento. Ci sta a Roma, fanno una roba, si chiama Death Valley. Che praticamente... Allora, te lo volevo dire, posso dirlo che volevo farlo quello che tu è l'evento dal vivo con i zombie. Sì, io tu fai proprio la... Io volevo farlo proprio con la webcam, bro, andando in giro con... È clamoroso, Io voglio proporlo poi la Slim Dogs. Facciamolo, vi prego. Di... Io me la accollo. Praticamente, ti dico solo, ti portano... Eravamo io e altri quattro amici miei. È ci hanno portato, bello. Tipo, a Frascati fuori Roma, notte in una piena. Ci hanno dato una borsetta con dentro un pacchetto di latine, una bottiglietta d'acqua e una torcia. Andate. E un foglio con delle missioni, con dei vari orari in dei punti che sarebbero partite le missioni. E ci hanno mandato nel nulla. Dalle 11 di sera alle 3 di notte... È stato pazzesco, perché poi la cosa figa è che hanno costruito la storia in modo che a un certo punto le fazioni sopravvissute si dividono in due. Contro l'altro, cioè fazioni contro... E poi la cosa bella è che a un certo punto, quando cominci a prendere armi e cose, cominci a massacrare non più gli zombie, ma gli altri team. Pazzesco. Ah, tu vai a sbagliare, ma che t'hanno pistole di soft serve? No, pistole... ti danno pistole con dei proiettili in gomma piuma. E okay. Poi ti danno accette, asce, spade, tutto in gomma piuma. Ovviamente lì la cosa figa sta nel rispettare le regole. Quindi ti danno proprio delle regole, tipo se ti colpiscono due volte al petto sei morto. Se ti colpiscono a un braccio non puoi più usare il braccio finché non trovi una benda o una siringa che ti diciamo... No, sì, poi là... Tu hai cittato, Marco Cioni. No, io invece per esempio non ho mai cittato, sono stato metà della gioco col braccio così, fermo. La cosa figa è che tipo se ti beccano gli zombie... La prima volta ti portano a truccarti da zombie e puoi fare lo zombie per un quarto d'ora e poi torni a essere umano. La seconda volta ti truccano, lo fai per un'ora e poi se ti bloccano tre volte lo fai per sempre fino a fine gioco. Però è figo pure fare lo zombie, bro. Sì, è figo, perché poi c'è vari tipi di zombie, quelli che scattano, quelli lenti. Notte, sentite Dario che corre verso di voi con questo verso. Faccio il tacchino. Ma poi fa... E poi parlate a zombie, parlavano? Ma quanta gente c'è? Erano in tante le comparse. Considera, sì, saremo stati, penso, in questa vallata ci saranno stati almeno, non lo so, 10 team da 5, quindi 50 persone, giocatori, più di zombie almeno una 30-40. In più... Ma davvero? Ma no, fichissimo! E poi c'erano, ti portavano, oltre ai, diciamo, agli zombie che erano ovviamente gli organizzatori, c'erano anche i militari. Che ti portavano in giro con sta jeep militare, c'era una missione che ti aspettavi i militari, ti caricavano sulla jeep e ti portavano da un'altra parte, ti trattavano di merda perché tu ovviamente eri il poraccio, erano i militari con i mitra, fichissimo. Poi è arrivato il Covid e potenzialmente ci siamo avvicinati tantissimo a questa cosa. No, eravamo tanto così. Poi il Covid è stata l'apocalisse zombie più noiosa della storia del cinema. Ho visto un grafico, un meme l'altro giorno, che c'erano due grafici che si intersecavano, che erano lavorare, continuare a lavorare, apocalisse. E c'era il Covid. Il punto di contatto era il Covid. Mi ha fatto molto ridere. Ragazzi, per chi lo chiedesse in chat, questa roba si chiamava Death Valley, era organizzata dai ragazzi su Roma. Io sapevo anche che si stavano acchittando all'epoca per farlo, ma in un palazzo abbandonato che stava tipo a San Lorenzo. Io non so se la fanno ancora, se allora, esiste ancora. Con sto Covid il problema forse è questo, perché poi c'hanno loro dei giorni, io mi ricordo c'hanno dei giorni, sì, disposti per fare queste cose qua, devi prenotarti,
Sì, sì, noi abbiamo provato tipo un mese prima e tendono a fare quando c'è le notti luna piena, perché almeno vedi, minimo. Pure se no, tipo perdi le torce o cose. A me mi ricordo la cosa più bella è stata questa fischella, palesemente che il ragazzo l'aveva costretta, lei non aveva capito cosa si trattava, che a un certo punto ha tipo verso mezzanotte e mezza ha cominciato a urlare e piangere che se ne voleva andare, perché ragazzi, cioè, non mangi, la loro, cioè, scusami, se non trovi, la loro relazione se... poi non è continuata, non mi sa che è Doomvale, mi sa che è Doomvale, lo sa, può essere che ce ne sono più di uno, comunque no, è Doomvale, me le ricordo perché stanno sempre a Romix. 25-26 gennaio prossimo evento. Raga, se beccato Dario, si potrebbe fare 8-12 ore, ragazzi, 8-12 ore, clamoroso. Io sì, voglio sì, che tu ti porti il carro, anche se poi non funziona, lo usi. Sì. Lo devo rimontare perché sto sistemando tutto, però sì sì sì, no, no, così tutto pesantissimo, pesa tipo 4 kg, però vabbè, cioè proprio sfragniamo, però vabbè, ci può stare. E ragazzi, siamo verso la chiusura e quindi... abbiamo ancora due minuti, no, sì, a parte vabbè, io vedete voi, nel senso, tranquilli. No, noi adesso poi abbiamo subito un'altra cosa, però volevo chiedere a questo punto a Dario, in questo making of del videogioco che stai portando avanti, c'è stata un momento in cui... Ma si sa qualcosa, come cazzo, io non ho seguito, cioè è tutto spoiler? No, no, posso dirlo, il gioco è... noi abbiamo preso il gioco di carte del Triple Triad di Final Fantasy VIII, abbiamo preso il Triple Triad, okay. L'abbiamo... preso la meccanica base e reso competitive, quindi il primo gioco di carte competitivo, si gioca tutto a carte scoperte, non si gioca a carte coperte, è velocissimo, okay. Prende spunto da Gwent e Magic come art, okay, veramente Gwent. Fatto bene, comunque un double A, non è un tripla ma è un double A, però scusate, questa era proprio tempistiche? Dicembre esce la beta, l'early access su Steam. Sì. Oh, io volevo sapere, col rischio di farti perdere degli utenti, volevo sapere, c'è stato un momento di come cazzo hanno fatto in questo making of del, cioè c'è stata una cosa che hai detto, questa io se la racconto a livello, che ne so, di programmazione, di arte, di cosa, che proprio detto sì, questa la racconto, mi cacciano, cioè se racconto questa che ho fatto è proprio una cosa che è meglio che nessuno viene mai a sapere. Hai costretto tua madre a posare per 3 ore per fare da modello per uno dei personaggi. Guarda, no perché è stato tanto lineare comunque sia, però cioè, abbiamo inserito nel gioco delle cosette, cioè tipo degli easter egg, cioè, che si fanno, cioè tipo, vabbè, questo lo dico, cioè nella plancia di gioco è invisibile, però c'è. C'è un piccolo cazzo, però non si vede, non si può vedere. Non lo saprà mai nessuno perché è invisibile. Tu non sai quante volte noi a video... C'è. Solo chi ha assistito a questa live lo saprà. Esatto. Tu non sai quante volte noi a video abbiamo sognato di mettere in trasparenza delle immagini. Adesso lo dirò. Tanto noi abbiamo fatto documentari per la Rai. Io per tutto il tempo ho chiesto a Giovanni di mettere in trasparenza Don Matteo. È spettacolare. Però Giovanni non se l'ha collata. Poi opacità zero. Giovanni ovviamente se l'ha collata. Ah, te la sei accollata, io lo sapevo. Anche, scusate, mi sono intromesso perché stavate parlando di una cosa che mi tocca, perché anche in Freaks 2 con chi si occupava degli effetti speciali abbiamo inserito degli easter eggs dentro le puntate di Freaks 2, ci stanno cazzi a tutte le parti, non si vedono, però, però è impossibile vederli, è impossibile vederli, però c'è, e tu quando vedi la scena fai e ti metti a ridere perché tu sai, però sai che nessuno lo può vedere, neanche se fai attenzione, è quello il discorso. Allora ragazzi, ci tengo a dire che non è sponsorizzata questa cosa, ma visto che stanno chiedendo in chat, l'evento degli zombie si chiama Doom Valley, D-O-O-M Valley, a questo punto se ci date dei soldi di invitarci al prossimo evento, perché mortacci vostra la Roma, altrimenti creeremo noi gli eventi, no? Esatto, esatto. Il nuovo faremo la Death Valley, la faremo, esatto. Allora ragazzi, sulla Slim Dogs, sulla cima di una torre, e chiunque si avvicina sì. No, io voglio fare NPC tipo delle quest, che ti dà le quest, venite qui stranieri, cosa volete, esatto. Poi muoio tipo come quelli là. Va bene, però Marco, c'è sì. Matteo Bruno lì accanto che ti guarda male, non so se hai visto. Sì sì, ragazzi, allora io devo chiudere, grazie mille al buon Dario per averci... Grazie a voi ragazzi, e complimenti per la bella iniziativa che state facendo.
Grazie mille, veramente. Grazie, vi ricordo che tutte le donazioni che riceviamo oggi vanno a LAIS, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ringrazio Mezzoforte che ha donato 20 euro, Marina che ne ha donati 20, Eleonora Galì che ne ha donati 2, Dottor Collatera 8,84. Grazie mille. E quindi grazie mille, Dario. E poi speriamo di beccarci. Ci beccheremo sicuro, raga, per forza, per forza. Pure per fare magari qualcosa di figo, che non sappiamo, Sì, esatto, ma magari perché no? Per lanciare il videogioco, chissà. Chissà, vedremo. E qui adesso passo la linea a Matteo Bruno qui dietro che ha il suo backstage.